E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo video nell'Hero Colosseum. Non mi domandate perché ho accettato di combattere contro uno di livello 99, ma per vedere se questo era un hacker oppure no, perché questo non è italiano, ma è un francese. Quindi vediamo un po' la situation, ragazzi. Vediamo, no poco. Ecco il mio deck competitivo, potenziato tra l'altro, eh. Here I go. Allora, mi puzza di hacker, mi puzza di hacker. No, onesto, giocatore onesto. Allora. Trunks leva un fottio. Leva un fottio sto Trunks, eh? Eh sì. Allora, Junior. Guarda qua, quanto ha di vita, guarda qua. Allora, raga, è inutile che la combatto. Perché è un livello 99 e io sto a 16.000. Vabbè, ci potrei pure regalare la partita, guarda. Non ho problemi. Ce la posso pure regalare, non ho problemi. Ha voluto usare Vegeta. Come mai? Perché tu forse, amico, hai ben capito che non ho nessuna speranza contro di te. Quelle là, quelle abilità sono ottime, raga. A proposito, mi dovrei un po' più potenziare bene tutti quanti. Ah, perché oramai il deck competitivo è questo qua. 15.000 qua. Ma dove vado? Dove vado? Non vado proprio da nessuna parte. Non faccio. Si fa niente proprio. Non me lo shottare. Ma la. Wow, 17.000. Che. Vabbè. Non ha senso giocare contro un livello 99. Perché non sei nemmeno tu. E ci ho buttato giù Vegeta, raga. E capirai. Amico, senti, con tutta franchezza, io la partita te la vorrei regalare, guarda, con tutto il cuore. Perché non ha senso che metto Junior. Perché, a parte, raga, guardatemelo, 10.000, 10.360 di vita. Come cazzo te lo butto giusto Junior? Se Goku leva 5.000 e Junior leva 3.000, però avrei una buona possibilità se non mette Trunks. Io, raga, posso pure rischiarmela perché almeno questi due non li voglio perdere. Gohan non lo voglio perdere. E oh, ha lasciato Trunks! Ha lasciato Trunks! Vabbè, raga, ma lui me li butta giù tutti e due. Cioè, me lo butta giù. Io più mi paro e più lui ha possibilità. Perché lui ha capito che non ho speranza contro di lui. Vabbè, dai, io comunque faccio il video. Siamo a 2 minuti, mi pare. 22.000, guarda qua. Come cazzo arriva a 22.000? E lo ha lasciato pure lui. Perché non ha senso continuare. Cioè, scusa. Potrebbe pure resistere, Junior. No, non resiste, non resiste. Ma voi volete per forza devo perdere questo Goku, dai! E faccio pure il bonus, raga, ma è pazzesco! Aspettate, ma vorrei provare a fare una tattica, perché so lui che adesso chi si metterà. Considerate che io posso pararmi il culo con tutta tranquillità, ma lui l'ha capito pure lui. Allora, raga, entra in campo Goku e Gohan. Ma voglio vedere che fa. Perché quel Trunks lo può mettere là. Siccome io non voglio perdere Goku, voglio provare a vedere che fa. Se io faccio così.
La raga l'ho fatto, ma naturalmente. Ecco, perfetto, perfetto. Immaginavo, eh? Cioè, mi vuole buttare giù le miniature. A parte che io quel Vegeku ce lo butto giù con tutta tranquillità, non è quello il problema. Ce lo butto giù con estrema facilità. Stiamo più o meno alle stesse armi. Ma vaffanculo, va. Allora, perdo tutte e due i Goku. Vuole assolutamente che vuole vincere buttandomi giù le miniature. Raga, è inutile che parlo, non mi posso nemmeno incazzare con lui perché è di livello 99, è un giocatore onesto, non è un hacker. Vabbè, a parte che adesso il Vegeku ce l'ho one shot. Bravissimo, bravo! One shottato, ragazzi. One shottato. One shottato pure quest'altro. Oh, ma è matematico che io devo vincere. Ma scusate, perché devo vincere? Perché? Ecco, ora facciamo tutte e due l'attacco supremo. Tutte e due. Io ci voglio dare la vittoria perché non ha senso, raga, che continuo a giocarci. Perché al centro ora sapete chi ci va a mettere? 5, 1 e 6. Beh, io sono pure disposto a continuare a giocare così. Ma per forza, raga. Raga, perdo la salute e perdo le miniature. Semplice. È matematico. Vabbè, comunque. Oh, però ha voluto farmi giocare, raga. Cioè, apprezziamo l'onestà di questo giocatore. Perché ha capito che io dove cazzo vado vicino a lui. Non è un capo. Perché è un livello 99, ragazzi. Attenzione. Cioè, a prescindere che uno può e non può, però. Vediamo quanto mi. Che mossa. Ah, è vera quella cazzo di mossa finale. Ma ha one shottato le miniature. Vabbè, raga, io non mi lamento. Cioè, l'importante è divertirsi, però. Contro un livello 99, onesto, perché è stato un bravo ragazzo, ammettetelo. Non è che è stato un giocatore disonesto. Il suo obiettivo era quello di buttarmi giù le UR. Quello era. È matematico, ragazzo, eh. Aspettiamo che entra qualcun altro. Io vi ho voluto fare sto video giusto così. Però, ragazzi. Apprezziamo la sua onestà, mi ha fatto giocare perché come lui se metteva tutte e tre le miniature, lui matematicamente me le buttava giù e avrebbe vinto subito, ma è stato onesto, ho apprezzato il suo coso, però come potete ben vedere ha resistito di più Goku Super Saiyan di quarto livello. Ha resistito più lui, ragazzi. Non possiamo dire. Non possiamo dire che potrebbe o non andare bene. Aspettiamo che viene qualcun altro. Sempre lo stesso, no? Perché amico, mi dispiace se sei stato onesto con me, ma io non è che mi posso mettere a. Non è che io posso giocare sempre con persone che hanno un deck e che sono anche più bravi di me. Perché il suo deck. Analizziamo il suo deck, non era molto sveglio perché era più preoccupato sull'attacco che sulla difensiva. Ora, se ci riflettiamo bene, ragazzi. Aspè, questo lo conosco. È un italiano di livello 1, vuole giocare. Ragazzi, ci metto il deck competitivo? Ci metto il deck oppure il deck del dubbio, voi che dite? O il deck della velocità? Deck questo qua, come il deck competitivo perché è un italiano, non sappiamo se è onesto o disonesto. Mi sa a Xenoverse 2 Lite questo. Perché è matematico. Yeah. This.
Ok, ho fatto bene a mettere il deck competitivo. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Allora. Mi saluta. Ti saluto pure io. Ma ora che vede che sono tutte al 99, ti voglio. Però amico, non quittare, guarda. Pensavi che lo mettevo là il Gohan, eh? Raga, volendolo posso one shottare pure, eh? Finisco tutto in un turno volendo. Perché tanto sono tutte RSR, ce le butto giù con tutta facilità. Non mi ha dato il 300, però mi va bene, guarda, attaccavo sempre io per primo. Va bene ragazzi, tocca a voi, vai! Watoatsu! Bravo Goku! E non mi ha toccato, raga, vittoria, 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 one shottato. Vittoria, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Pronto? È andata benissimo, ragazzi. Mi dispiace, ma sono appena rientrata a Roma, non ci sono. Niente. No, me la cerco tanto. Perdona, rivederlo. Quindi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Molto, ma molto bene. Beh, dove volevo andare? Ho voluto mettere il deck del competitivo. Black Game, livello 26. Attenzione, è un italiano. Mi sorge un dubbio, mi sorge un dubbio, però ragazzi ho scoperto che il Vegeta che ho io non è granché, infatti ha quittato. Non c'era da meravigliarsi, non c'era modo di meravigliarsi, guardate. Bene, bene, aspettiamo un altro po'. Allora, ragazzi, vi stavo dicendo che il deck del dubbio, quel Vegeta che ho, è bello, però non è la versione un po' più forte rispetto alla versione che mi è uscita. Quindi io stavo pensando di cambiarlo un po', quel Vegeta, quello del deck del dubbio. Dovevamo un po' vedere la situazione. Vedere un po' la situazione come sarà. Vabbè, io conto da 30 a 1. Se non arriva nessuno, ragazzi, finisco il video. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vabbè, ragazzi, questo video vi ho fatto solo vedere due partite, che una abbiamo perso e una abbiamo vinto. Ma ragazzi, l'importante è divertirsi. Quindi
Quindi ragazzi, io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.